È fatto tutto in plastica nera, opaca, abbastanza robusta. Plastica rigida robusta. Display, riprese d'aria per il raffreddamento. È ben curato nei dettagli. Un rasoio usa e getta. Questo è il manuale di istruzioni. Il manuale di istruzioni include anche la lingua in italiano. Include anche la lingua italiana. L'alimentatore ha un cavo abbastanza lungo. Non troppo lungo, ma sufficientemente lungo secondo me. Ci sono degli occhiali di protezione che però hanno un piccolo difetto che sfalsano la vista, quindi danno un senso spiacevole. Questo serve per le zone piccole del viso, non intorno agli occhi, ma baffi, zonamento in metallo. È robusto, in plastica, nero opaca. Si collega magneticamente, quindi è facile da mettere e togliere. È abbastanza stabile. Ne abbiamo un altro che serve per le zone più ampie, braccia, gambe. Che praticamente è grande come tutta la superficie della luce pulsata. All'interno ha un rivestimento riflettente in metallo o plastica lucida, non capisco, per migliorare la diffusione della luce. L'ho collegato, proviamo ad accenderlo tenendo premuto, si avvia. Premendolo nuovamente aumenta la potenza fino a 5 e poi torna indietro. 4, 3, 2, 1. Questo è il numero dei flash disponibili. Questo l'aria esce da qua sotto. Da qui c'è l'aspirazione e anche da qua. Quindi l'aria entra dai lati e esce da sotto. C'è un sistema di sicurezza che impedisce al flash, alla luce di funzionare se non è appoggiato su una superficie. In teoria non dovrebbe neanche funzionare se non lo metto correttamente. Proviamo. Ok, ha funzionato anche se non era completamente appoggiato. Però andrà messo completamente aderente. Così. Bisogna iniziare a livello 1 la prima volta per sicurezza. Sono scalati il numero di flash, il numero di pulsazioni di luce. Non causa dolore, si sente un leggero tepore. Per spengerlo bisogna tenere premuto. Il display e l'accensione touch solo su questa zona qui dove c'è il simbolino dell'accensione. Funziona bene. Io ovviamente ho fatto un test veloce, ma andrà prima depilata la zona con un rasoio, non a ceretta e non a sink peel, ma usando un rasoio a lama. Questo o un altro qualunque.
Per quanto riguarda la presenza degli asterischi, non sono riuscito a trovare la spiegazione sul manuale, quindi non è spiegato il loro significato. E ha 5 livelli di potenza rispetto ad altri che ne hanno 9, tipo. Quindi, a rigor di logica, dovrebbero equivalere al 20% della